Siamo in località Campocroce, una frazione del comune di Mogliano Veneto, esattamente in località Malcanton. Siamo all'interno di una villa un po' particolare, una villa che ha ospitato durante la Prima Guerra Mondiale il re. Perché? Mogliano Veneto era presidio comando della Terza Armata. Tutte le ville adiacenti del comune erano tutti i vari comandi. Per un motivo di sicurezza si doveva individuare una villa, un posto comunque dignitoso per il re, ma che nello stesso tempo desse un po' di sicurezza, quindi leggermente fuori da quelli che erano considerati le posizioni sensibili di guerra. Io vi ho portato qui perché ho un oggetto secondo me bellissimo, particolare e racconta un piccolo episodio della Grande Guerra. I granatieri di Sardegna avevano il compito di difendere questa villa. Ci fu un attacco, un soldato pensò bene, prima di essere un po' mandati via da questa villa, di portarsi via la bandiera perché era fondamentale. Però mentre staccava la bandiera dal balcone fu colpito a morte e cadde. Questa bandiera infatti, come vedete, è ancora intrisa di sangue, ecco, e il comandante di questo reparto, del terzo reparto granatieri di Sardegna, si accorse che questo alfiere era morente a terra, andò lì, staccò la bandiera dall'asta, la piegò e se la mise all'interno del panciotto e se lo portò in caserma. Questo è un cimelio veramente di vita della Prima Guerra Mondiale. Cosa ci deve insegnare questo oggetto? L'amore per il tricolore, l'amore per la propria patria, il senso del dovere è il simbolo di noi italiani. Questo soldato, per difenderlo, perché non andasse in mano dello straniero, ha dato la propria vita.